Genova. Anche qui si va alla ricerca delle trattorie nascoste. Si spulcia un po' la città grazie anche ai vostri commenti e ai vostri aiuti su Instagram. Andiamo a cercare un po' di trattorie e a sfondarci. Però questa volta non sarò da solo, infatti in compagnia mia ci sarà direttamente a TikTok. Ciao Fedeasso. Ciao ragazzi, come state? Tutto Genovese bene? Doc. Abbastanza, diciamo un bel ibrido. Direttamente a TikTok c'è la fusione multiverso, questo è proprio il metaverso, peggio roba. Ci andiamo a sfondare, sei carico? Volevo iniziare la dieta, ti giuro. Però solo per te facciamo sta roba, dai dai. Vi dico solo che quello là è il mare. Siamo arrivati. È il mare! E al di là del mare c'è il nemico! Serra Riccò, cioè, ora. Apprezzate, cioè siamo arrivati fino a qui. Non so, ho rischiato 3 incidenti. A territorio dei cacciatori. Trattoria alla Campora. Vlogger, una specie. No. Fighissimo che non è neanche l'insegna. Che posticino, questo qui consigliato tra l'altro da Gianluca, il proprietario del podcast Libero Arbitrio. E spettacolo, cioè già così va già bene. No, così è proprio casareccio. Joker, se stai guardando questo video. Vabbè, no, lo so. Ma no, è magico. Diciamo della pasta. Chicchettina da non sottovalutare questa. Ci teniamo a inquadrare. Cioè le pagine gialle. Stiamo facendo il conto. Chicchettina pazzesca. Senti questo odore. Vissuto vero, proprio. Strabuono. Cioè, mi ricordo un sacco cosa di mia nonna. È vero, è quello. Io sono senza parole, sterefatto. Cioè, non so se è più bella la location oppure le seggioline da scuola. No, cioè, questo mi ricorda un sacco di brutti ricordi. E babbo, ci sono anche i grissini. E poi tassativo, ovviamente, che nella prenotazione mi chiamano Rini e non Zini. Va bene così. Si inizia in scioltezza con antipasti, ovvero salumi misti, mitici pomodorini secchi. Insalata russa fatta in casa. Mangiare da solo questo antipasto equivale già a mangiare tutto. Te ti sei fatto un bel piattino. Guarda, è bello. Cioè, bello, bello gadollo. E io ti copio. Dico che ti prendo anche una fettina di pane. Carboidrato ci sta. Proprio casareccio. Bello succoso, oleato. Allora, l'insalata russa è quel piatto che mi fa paura. Dove rischi veramente intossicazione alimentare. È vero, sempre, sempre. Vediamo come va qui. Cioè, non è una roba tipica, però. Proprio casereccia. Ho trovato una persona che mangia più velocemente di me. Io sono... Cosa bellissima, comunque, non c'è il menù. Cioè, non c'è il menù cartaceo, ci ho detto quello che c'era a voce. Arrivi, ti aggrediscono, non capisci nulla, annuisce e arriva il cibo. Abbiamo ordinato i primi e ci porta un tris, quindi ci sfonderemo malissimo. Tris di tutti e 3 i primi che ci sono, quindi li scopriamo, vediamo dopo. Grissinoni. Grissini si mangiano solamente in un modo. Ok. Mentre si aspettano i primi, tassativo check del bagno. Bella la turca. Comunque non so se è una cosa voluta, ma questo posto, questo ristorante mi ricorda una scuola. Cioè ha tutte le caratteristiche di una scuola. Il lavandino. Cioè dai, ditemi se questo non è un banco da scuola. Cioè dai. Ok, ho chiesto al proprietario. Praticamente questo ristorante era di suo nonno, che però non ha potuto conoscere perché è morto un anno prima che lui nascesse. E è una classica osteria, una trattoria dove venivano a mangiare i cacciatori. Rimarrà un mistero questa cosa dei banchi, delle sedie, dei bagni. E in tutto questo senza che neanche me accorgessi è arrivato il primo. Qui abbiamo appunto i raviolini col sugo di carne. Ovviamente i primi, la pasta fatta tutta da loro in casa, casereccio proprio. E c'è il laboratorio proprio qui dove la fanno a mano. Invece abbiamo della pasta fatta a mano con sugo di funghi. E poi qua le leggendarie, lo dici te? Lasagna al pesto. Stanno proprio sudando. È arrivato il momento. Buon appetito a tutti. Eccolo, Scusate, scusate. È nel team. Buonissimi, veramente buoni. È un assaggio, però. Questi taglierini sono di qua, eh. Ah, buono. Presi direttamente da Bella. Io adesso li sto assaggiando adesso questi. Va bene. Complimenti. Oh, questi spaccano, prego. Sei come i miei genitori, non mi dai tempo di assaggiare. Scarpettina arrogante. Questo è l'MVP. Tagliolini ai funghi presi direttamente da qui. Quindi, sono locali. Ma com'è possibile? Ti guardo mangiare. Mm.
Oh, porta nella macchia il sapore del fungo. Scendono come anguille. Ancora un goccino la via. Cioè, essendo fatta in casa, una pasta molto leggera che non la senti neanche quando la butti giù. Questa è poesia. No, prego, bellissimo. Buono. È palese, ma sporcassi. Non ho mai visto così tanto sugo a giro su un tavolo. Deve finire i tagliolini. Sì. Tocca loro. Mo lasagnina al pesto. Sono super in hype perché non sapevo della loro esistenza. Anche quando veni qui a fare il futuro a Genova non sapevo che esistesse lasagna al pesto fatte così. Tecnicamente, tra l'altro, ci sono posti in cui lo fanno con i fagiolini e anche le patate, le lasagne. E molto formaggio. Qua è proprio puro, semplice, pasta al pesto, però in versione lasagna. Ok, l'assaggio era molto buono. Dentro sono vuote? Cioè, solo pasta e pesto. Com'è che, cioè, nasce una cosa del genere? Nasce dalla pigrizia di metterci altre cose. Buon appetito a tutti. Muo il pesto. Ma raga, buonissimo, il pesto più, uno dei pesti più buoni che ho mangiato, giuro, giuro. Io vivo qua da un po'. Bravo. E guarda l'impasto. Bellissimo, semplice, tradizionale, super sugoso. Cioè, se un genovese mi dice che questo è uno dei pesti più buoni che ha mangiato, allora piano, piano. Devo dire, incredibilmente buono. Cioè, il sapore dell'olio, del basilico, dei pinoli leggermente, del formaggio. Sì, di tutto. È proprio un pesto fatto di Cristo questo. Poi io sono un amante del pesto. Entra dentro il sapore, cioè proprio... È assurda. Cioè, veramente un piatto speciale questo. Pensa, allora, ti racconto questo aneddoto. Quando c'è il pesto in casa, okay, non fresco come questo, io a volte prendo tipo la scatoletta di pesto, la apro, ci metto dentro tipo il pane e tutto. Sì, mia madre il giorno dopo dice: ma hai aperto il pesto, ci serviva per fare la pasta? Io sì, e l'ho anche finito. Per te il miglior pesto da comprare al supermercato qual è? È quello Novella, mi pare si chiami. Ah, Carrefour? Sì, sì, la Carrefour. A Genova li trovi sempre. Fuori da Genova difficilmente, però comunque questo è il tipo impacchettato migliore che voi trovate. Perché poi ci sono quelli magari fatti in casa, da distribuzioni un po' più piccole, cioè più locali, che non trovi nei grandi supermercati. Nei supermercati questo se lo trovi, ok. Oh yes! Ci siamo fatti portare mezza porzione di secondi, cima, super tipico genovese, e coniglio. Alla cacciatora alla genovese. Zampia di coniglio. Coniglio polposo, sì! Mi sa che mi sono ingoiato un osso. Bella, è proprio compatta. Buono, un piatto freddo. Forse la carne esterna un po' resistente, non so come definirlo. Terminato. Siamo stati bravi, cioè. E adesso si scopre il conto finale. Pronostico? Una cifra compresa tra 5 e 80.000 euro. Arrivederci, è stato grazie, un piacere. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, alla prossima. Oh. Conto finale, onestissimi, 54 euro, quindi 27 euro a testa. Cioè, tanta roba, se mangiava veramente un bordello con i primi, gli antipasti, i secondi. Tornati a Genova. Come si chiama questo lungomare? Lungomare si chiama Corso Italia. Molto bello. Hai capito il villino? Non avevo mai tenuto un canale guinzaglio, solo gatti per ora. Via 20 settembre. E qui a Genova si era detto, agosto, quando ci siamo trovati a Grosseto. Ah, ragazzi, prima del dolcettino della merenda, pezzettino di focaccia da Mario, finalmente, perché l'ultima volta che sono stato qui a Genova non ho avuto la possibilità di venirci e si prova. Considerata da molti genovesi la più buona della città, che si può trovare nel centro della città. Focaccia al formaggio d'obbligo insieme a quella classica. Ah, focaccino classico. Vai, vai, mangia. Focaccino classico in scioltezza. Tepidina. C'è il sopra che è leggermente croccante, il sotto soffice, poi tiepida. Ti consiglio di mangiarla al contrario. Ah, sì? Mangiarla al contrario. Sopra mettono l'olio, il sale, l'acqua, quindi la lingua va a contatto con... No, ragazzi, è atomica. Cioè, è pazzesca. È... Forma una crema quando la metti in bocca. Ah, quindi è anti-vegetariano. È anti-vegetariano, sì. Perché dentro c'è lo strutto. Qui raga, non c'è niente da dire. Guarda questa superficie, guarda quanto è uniforme. Questo è assurdo. Cioè, no, non ha senso.
C'è questa superficie qui esterna. Questa cosa è buonissima. Oh. Regole del genovese doc. Ce l'avete? Ce l'hai? Io non ho le frasi benin benin. Inzuppare la slur per focaccia nel cappuccino e mugugnare. Mugugnare è un lamento continuo. Andiamo qua, andiamo verso il dolcetto. Qui su via 20 settembre si trova... Ah, bello, ce l'ho aperto. Preti. Che è un posticino molto molto particolare perché dice che sia il luogo dove sono... Dove sono nate le feste. E fanno un dolcettino uguale, che però non è la fiesta. Non ci sono i preti qua dentro? Eccola qua. Crema rum, cioccolato, una fiesta. La Sacripantina. Pasticceria dal 1851 e la fiesta è nata nel 1960. Quindi è l'antenata questa. Questa è quella originale, quella vera. È una fiesta fatta bene. Il sapore è quello, però non è industriale. Picchettina interessante. Wow. Ora sono ubriaco però. Si passa la sera, nonostante la stanchezza, nonostante la fatica e la pienezza dello stomaco. Seconda trattoria della giornata. Proprio qui nel vico e l'antica accademia si trova C'era una volta. Bello. Primo piano. Carino. Questo ristorante non è adatto alle persone che amano la simmetria. Menù alla mano e iniziamo a scrutare, a scegliere. Arrivati gli antipasti, qui abbiamo cuculli e panisse. Questa è una figata. E poi qua la torta con il prescienziur. Mi sa che la scappello prima. Oh, bella cremosa. Sì, molto caldo. Un cuculo mi è arrivato. Permette? Vada. Te lo dico subito. Tanto è buonissima, comunque quello che mi hai detto tu. I ceci sono un botto versatili, eh. Super mega cremosa, bella uniforme. Senti come spinge il prescienziur. Così vedi entrambi buonissimi. Questa comunque devo dire non è per niente unta. Cioè è giusto. La però è buona. Panzotti al sugo di noci. Questi sono ravioloni con dentro gamberi, fuori granella di pistacchio e sugo al limone. Ravioli di carne umana quelli. Questo spacca. Che c'è dentro? Gambero. Panzotti al sugo di noci con dentro ripieno di erbette, prescienziur, noce moscata. È un piatto super tipico della tradizione genovese, in particolare quella più economica, in quanto questo sugo di noci appartiene a quel ramo lì. E buon appetito. Io ti doppio mentre mangi. Oh, il sugo di noci molto saporito, un retro gusto leggermente amarognolo. Cioè la prima botta è pazzesca, cioè vuoi continuare a mangiare di continuo. Guarda anche tu, ma che cazzo, cioè è una montagna. Allora io mangio tantissimo il sugo di noci, quello che facevo vedere anche stamattina, la stessa marca del codo, okay. No? Questo si sente che è fatto proprio casereccio. Buona raga, buona buona. Lo butti giù, ti lascia un sapore. Questo è il 90% burro, 10% limone, ma è molto buono. Tra l'altro vorrei far notare la posizione di classe di te. Siamo vlogger. Diciamo che... Si conclude così come deve essere. Gratino sgrassante e camminata per smaltire il tutto. Sto per morire, letteralmente. Io spero che questo primo episodio di Trattorie Nascoste a Genova vi sia piaciuto. Io ringrazio il mitico Fede che mi ha infiato un dito nel gelato e che mi ha aiutato oggi a mangiare. Trovate il canale YouTube, ce lo dico? Ma novità presto. Quindi magari. Passateci. Venite, cioè... entrate e poi uscite. Ovviamente i profili Instagram, TikTok li trovate in descrizione. E niente, noi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Che poi è domani. Sì, esatto.